oggi mi deve arrivare un ordine, però non glielo dire alla mamma, No. Mi raccomando. Non lo so. Cioè, in realtà lo so, però non te lo dico. Sarà una bella sorpresa. Una bella sorpresa? Ok. Mm-mm. Ragazze, cosa state facendo? Che mamma mi mangiando i biscotti. State mangiando i biscotti? Sì. Brave, dai. Ma volete un po' d'acqua? Io uffa, stasera non so cosa fare da mangiare, lo sai? Cosa potrei fare da mangiare? Ok, la pasta al sugo? Sì. La pasta al sugo? Sì. O volete la carbonara? Cosa preferite? No, la pasta al sugo, non mi piace molto la carbonara. Pasta al sugo? Ok, dai, sto aspettando, ho preso il telefono perché sto aspettando la telefonata da papà che non so a che ora finisce da lavoro, capito? Niente, vabbè, dai, io vado a vedere, no, sennò vado a vedere un attimo perché sempre pasta al sugo non è che ne ho tanta voglia di mangiarla, sinceramente. Ok. Dai, vado a vedere un attimo di là in frigo, ora cosa potrei fare. Ok. Anche se non l'ho messo. Ok, dai, vado a preparare, se no non preparo tutto. Comunque io non ne voglio. E voi sistemate tutto, dopo che avete fatto merenda. Ok, okay, va bene. Ah, hanno suonato? Sì. Hanno suonato? No, vado ad aprire io. Vado ad aprire vado io. Ah, sì, okay, vado ad aprire io. Tu stai lì. Va fai bene, quello che devi fare. Va bene, va bene. Allora, dai, apri tu. Ciao. Allora, hai aperto? No, nessuno. No, era la mia amica. No, era il vicino di casa, sì. Era il vicino di casa. Vicino di casa? E cosa voleva, scusa? Voleva il sale, che l'aveva finito e aveva chiesto se noi ce l'avevamo, però io ho detto che non ce l'avevamo e quindi lui se n'è andato. Scusami, e non gli potevi dire che ce l'avevamo il sale? Ce l'abbiamo il sale, poverino, l'hai fatto andare via così? Vabbè, vabbè, tanto, vabbè, non avevo voglia di darglielo, quindi vabbè, io vado in camera. Stai nascondendo lì dietro che vedo che sei tutta, che ti stai nascondendo qualcosa? Ma, no, tu non me la racconti giusta, mi sa. Vabbè, vabbè, dai, vai di là, che... E vatti a sistemare anche un po' la cameretta, che c'è un casino. No, niente, mamma Giulia, vieni, 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 vieni. Ragazzi, a me, secondo me, non me la racconta giusta, Serena, perché secondo me mi sta nascondendo qualcosa. Perché è troppo strana, povero signore, l'ha mandato via prima, gli ha chiesto il sale, il vicino di casa. Di solito lei non è così, di solito se qualcuno gli chiede qualcosa, il vicino, qualcuno, e lei butta, gli dà tutto e piuttosto rimaniamo senza noi. Vabbè, dovrò investigare su cosa sta succedendo. Comunque ragazzi, se anche secondo voi sta nascondendo qualcosa Serena, spolliciate e iscrivetevi al canale, mi raccomando. E niente, dovrò andare a scoprire cosa sta nascondendo. E non so come farò ragazzi, datemi un consiglio, scrivetelo nei commenti. E magari andrò a vedere nella sua cameretta o li spierò. Vabbè, adesso ci penso e poi vedremo. Farci beccare dalla mamma. Che cosa? Pronta? Sì. No. Vai. Ragazzi, e voi se siete emozionati, spolliciate e iscrivetevi al canale. E guardate fino alla fine per scoprire che cos'è. Ah, Gino! Che vai.
pronta? Prima di tutto, guarda lì, per tutta la direzione, un accendino! Un accendino. Ma voi direte, per fare che cosa? Beh, voi direte. E poi? Ma un'altra cosa che nascondo. Sì. Poi? Segreti! Sigarette, ragazzi, sono sigarette vere, vere letteralmente. No, oh mio Dio, che quella presa la cinta, così possiamo accendere. No, Giulia. Ok. Adesso andiamo fuori dal balcone della nostra cameretta. Sì. Così almeno li andiamo a fumare, perché se la mamma ci becca, ragazzi, siamo veramente nei guai. Sì. Andiamo, Giulia. Okay. Però mi raccomando, Giulia, non ti far scoprire dalla mamma. Okay. Dai, andiamo, vieni. Sì. Ragazzi, andiamo a vedere di là cosa stanno combinando quelle due lì. Andiamo a vedere, va. No, dove sono? Ma dove sono andate? Ma dove sono? Non ci sono in cameretta, ragazzi. Aspettate, ne approfitto, visto che non ci sono, ne approfitto a guardare un po' in giro per vedere se trovo qualcosa, perché non me la raccontano giusta. Vabbè, proviamo a controllare. Giulia, fumiamo per la prima volta. Vero? Tieni una sigaretta a te. Aspetta, che non è ancora accesa. Devo accenderla. Ok? Vieni di inizio a fumarla. Così si tiene, così. Così, vai, tieni. Vai. Ragazzi, è troppo figo, anche Giulia. Non... Ok, non tenerla da qua davanti, che sennò brucia. Giulia, fai vedere come fumi. Ma no, Giulia, quelli che fumano la tengono così. Quanto è bello fumare. Soprattutto quando la mamma non c'è. Così proviamo anche la sensazione di quelli che fumano, vero? Così, così. Guarda. Butta fuori l'aria? No, adesso è all'interno. Così. Adesso butta fuori l'aria? Come? Vediamo ragazzi, proverò a guardare nel suo zaino, vediamo se trovo qualcosa, perché qua a me non è che mi convince tanto, eh. Libri, tutti libri, diario, andiamo nell'altro taschino, l'altro diario, gli astuccini, fazzoletti, c'è di tutto, ma non c'è niente di strano che trovo. Ma che schifo, c'è una lettera tutta spaccata. Ma cos'è qua? C'hanno anche le carte della merendina. Vabbè, comunque vi metterò tutto dentro, sennò poi mi scoprirà, ragazzi, e non mi voglio proprio far scoprire, sennò si arrabbia. Vabbè, chiudiamo e vediamo qua nella sua scrivania. C'è qualcosa di strano, ragazzi. Ma secondo voi cos'è che può aver nascosto Serena? Beh, non c'è niente. Guardiamo dentro l'armadio. Vediamo dentro l'armadio, ragazzi.
qua, i vestiti, non c'è niente, no? Tutta questa borsetta forse, no, niente di niente. Vabbè, niente, ma però scusa una cosa, ma dov'è che sono finite? Ma fammi vedere se sono... Ma perché con la finestra aperta? Ma mi sa che sono andate fuori, con sto freddo. Vabbè, andiamo a vedere. Ragazzi, facciamo piano. Andiamo a sbirciare. Ma cosa stanno facendo? Ma cosa hanno in mano? È una sigaretta quella? No, 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 no. I miei occhi cosa stanno vedendo? No, 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 no. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo. Ragazzi, ma io sento qualche strano rumore. Boh, non lo so, sarà un'impressione mia. No, ragazzi, non ci credo. Cioè, ma davvero ho visto quello che ho visto? Non ci credo, no, non ci voglio credere, sto per sentirmi male. Cioè, la sigaretta avevano in mano tutte e due. Ragazzi, non so cosa fare. Devo andare lì e prenderle per le orecchie e strascinarle in casa? Oppure, cosa mi consigliate? Oppure magari chiamare papà e aspettare che arriva papà Stefano e parlarne con lui? Uffa, non ho proprio idea di cosa fare. No, no, ma non ci credo, non ci credo, non ci credo. La sigaretta? No. Niente, credo proprio che andrò fuori. Io non riesco a aspettare che arrivi papà Stefano per parlarne con loro. Con ciò andrò fuori e le andrò a prendere dalle orecchie a tutte e due. Ci mancava solo questa. Ci penso io. Cosa state facendo? Venite qui tutte e due. Venite con me. Dalle orecchie a tutte e due. Aia, mamma, venite qui, cosa stava facendo? Ti spiego cosa stava facendo. Aia, lasciami, no, no, vi rilascio. Cosa stavate facendo? Niente. Come niente? Vi ho visto, tirate fuori quelle cose che avevate in mano. Una sigaretta che stavate fumando. Dammi qua, dammi qui, Serena, dammi subito qui. Dammi qui che ti strappo un orecchio. Se non la smetti, dammi qui. Non c'è niente da ridere. Serena, dammi qui. Dammi qui. No! Serena, dammi immediatamente. No. Conto fino a tre. Uno, due e tre. Dammi. Te lo ripeto un'altra volta. Dammi subito. Cosa ci facevate con queste due sigarette? Ma voi vi rendete conto che tu c'hai 10 anni e quella bambina lì ne ha 3? Vi rendete conto? Allora, non sai cosa dirmi, eh? Lo so che sei senza parole. Allora. E poi dove le avete prese queste sigarette? Serena? Ma io non so se tu lo sai. Non so se te ne rendi conto che... Che cosa? Queste sigarette sono finte, non le vedi? Guarda, guarda. Sono finte. Sono finte. Ma si sembrano accese. Finte. Sembra che c'è il fuoco. Ragazzi. No, mamma, lo tocco anche, lo tocco. È freddo, toccalo, toccalo. Ma freddo, dai, allora. È calda, è calda. Le ho ordinate su Amazon per farti appunto questo scherzo. Ma dai, ma sì! Sono finte. Ragazzi. E io che mi sono presa un colpo, mi sembrava una sigaretta vera e anche accesa, guardate un po' com'è realistica. Cioè no, ma davvero. Ma infatti, cioè... Ci siete cascati voi? Scrivetecelo sotto di commenti. Ragazzi, ma allora i nostri bigamici non sapevano niente? No, ragazzi, voi ne sapevate niente, neanche loro. Neanche loro. Con ciò, dite un po', scrivete nei commenti se ci siete cascati anche voi come mamma Jo. Allora ragazzi, però mi raccomando, questo era solo uno scherzo, voi non fumate mai. Mai. Non fumate mai perché fa male. E spero che non avete... dei problemi potrebbero venire. È vero. Cioè potreste anche togliere la vista. Cioè. È una cosa bruttissima ragazzi fumare, con ciò mi raccomando non fumate mai e non ci provate mai. No. E anche voi non è che avete intenzione di provare a fumare visto che ti sei comprata la sigaretta finta? Ma secondo
morte. Ah, ok, mi sembrava. Secondo me sì. No, sto scherzando. E ti sei cazzata! E ti sei cazzata! Ci sono cascata, sì, vorrei proprio vedere. E ci sei cascata. Ragazzi, ci siete cascati anche voi? Scrivetelo nei commenti. Vabbè, comunque, dai, noi vi salutiamo dopo questa brutta esperienza. Anche se era finta, però mamma già si è presa un bello spavento. Beh, finta. Ah, ok, con la sigaretta finta. Ragazzi, mi raccomando, voi non fatelo mai perché è una cosa bruttissima. E non neanche voi, infatti. Niente, prima di salutarvi, ne approfittiamo a salutare Cristina. Ciao Cristina. Ciao Cristina, un bacione e un abbraccio. Grazie che ci segui. E Marianna. Mariama. Anzi, è vero. Mariama. Ciao Mariama, un bacione e un abbraccio. Poi Carola. Carol, scusate. Ciao Carol, un bacione e un abbraccio. E Asia, ciao Asia. Ciao Asia, un bacione e un abbraccio grande. E grazie a tutti i nostri big amici che ci seguono. E mi raccomando, continuate a seguirci e fate seguire anche i vostri amici, i vostri parenti. Infatti dovete condividere. Condividete. Niente, ragazzi, noi vi salutiamo. Se questo video vi è piaciuto, spolliciate, iscrivetevi al canale per chi non si è iscritto, attivate la campanellina per non perdervi nessuna nostra avventura e disavventura. Come prendo di oggi che mamma dice la batta tasso. Sì, è vero. È vero, si è arrabbiata moltissimo mamma Gio, infatti vi ha tirato dalle orecchie. E ti ha tirato la orecchia. Sì. Seguiteci sui social, Instagram, TikTok e Facebook. Commentate, condividete. E noi ci vediamo con un prossimo video della Big Family. Ciao big amici. Un bacione e un abbraccio. Mi raccomando, non fumate mai. E dite anche agli altri che fumano di non fumare perché fa male. No. Ciao. Sì, e babbo molto male.